Il Cercamici, nuova edizione, buongiorno, grazie degli applausi, grazie. Questi sono gli applausi, tienili, che abbiamo registrato durante un comizio a Guadalajara dell'altro giorno, bene, mentre stavamo presentando ancora, vedi, il programma settimanale e mensile di questa rubrica che ormai spopola, non, immagino, non ha più confini, dall'Italia a Verona, da Torino all'Ucraina, ormai tutti, vedi, apprezzano soprattutto la musica, la base musicale, perché è fondamentale. Eh beh. Sai che quando poi c'è una ottima base musicale i risultati arrivano. Viviano Docet, Viviano a cui ho già spedito la mia tessera di socio onorario e di amico. Allora, questa puntata, allora si apre una nuova settimana, ci saranno dei nuovi incontri nel weekend prossimo che potranno indirizzare il cammino tricolore del tra Napoli. Tra l'altro spieghiamo perché facciamo questa rubrica. Non lo voglio spiegare, anche perché l'abbiamo già fatto e si sa. Basta? Bisogna spingere i ragazzi a vincere lo scudetto. Questa è una trasmissione anti-milanista e anti-interista, quindi se non vuoi, quella è la porta e vai. No, anzi, mi fa piacere. Allora, questa puntata è molto cara, credo, assolutamente, sicuramente, al buon Gigi Guanziroli e anche al buon Claudio Zuliani, alla quale poi porremo anche all'attenzione per cercare di capire quello che ne pensa. Il titolo di oggi è questo: l'oriundo bianconero e l'allegra banda di ex bianconeri incazzati. Ci picchia. Direi interessante, sì. Interessantissimo. E allora iniziamo. Chi è questo signor oriundo BN? Tanto per fare una piccola... Provo a spararne così. Uno? No, vabbè. Carvalho de Oliveira, detto? Amauri. Bravissimo. Metti l'accento, suona meglio. Amauri. Bravissimo. Suona meglio. Oh, questo caro amico nasce, campionissimo tra l'altro, assolutamente, non sfottere, ci mancherebbe altro. Nasce a Carapicuiba il 3 giugno del 1980. È un calciatore brasiliano naturalizzato italiano, attaccante del Parma in prestito dalla Juventus. Chissà come mai. Ricordiamo che il 12 aprile del 2010 acquisisce il passaporto e la cittadinanza. Che fortuna per noi italiani. Certo, indubbiamente, soprattutto per Gigi che lo vedo molto attento stamattina. Iniziamo dalla carriera di questo grandissimo fenomeno del calcio internazionale. Nel 2000 partecipa al torneo di Viareggio con la sua squadra brasiliana, il Santa Catarina Clube. Subito impressiona segnando una doppietta all'Empoli. Almeno lì ha fatto bella figura. Certo. Viene mandato a calci nel sedere, questo l'ho aggiunto io, in Svizzera al Bellinzona, dove gioca ben 5 partite. Caspita, segnando un fenomeno, solo gol. Fenomeno. E ovviamente, come è giusto che sia, la sua proprietà non viene riscattata. Giustamente. Il manager Mariano Grimaldi lo porta così in Italia, dove viene acquistato dal Parma e immediatamente ceduto in prestito, indovina dove? A Palermo? No, al Napoli. Ah, Napoli. Al Napoli. Tutti nel gennaio voi non vi riesciate a scappare. No. Nel gennaio del 2001 con la cui maglia esordisce in Serie A il 14 aprile di quell'anno nella partita Bari-Napoli finita 0-1, gara in cui gli viene anche invalidato un gol. Pensa che spiga. Che spiga. Gioca, ragazzi, tra l'altro, al fianco di un altro fenomeno che veramente schiaffoni ne dovrebbe ricevere a manetta, ovvero Edmundo. Ragazzi, proprio una coppia di Maravigliosa. Io ho ancora i brividi solo al pensiero, alla pelle d'oca. Mamma mia. Sigla il primo gol in Serie A in Napoli-Verona, finito 2-0. A fine stagione retrocede insieme a Napoli. E quindi ciao, prende ragazzi, e se ne va. Dopo breve esperienze passate tra Piacenza, Empoli e Messina, nel 2003, squadrone, sì, meravigliose, arriva a Verona, dove avviene la sua consacrazione. Nel 2005-2006 realizza 11 reti in 37 partite grazie alle penalizzazioni seguite alla Juventus a Calciopoli. Raggiunge la qualificazione al terzo turno preliminare di Champions League. Hai visto Calciopoli, Casoria, tutto torna alla fine. È sempre, della vita, sempre tutto lì. In cui segna 2 reti ai bulgari del Levski Sofia, inutili però per la qualificazione dei veneti. Strano, alla fase, ma vero, a girone. Si chiude dunque così la sua esperienza veronese con 17 reti in 3 campionate. Avessi detto. Mannaggia. Viene quindi acquistato dal Palermo nell'ultimo giorno della campagna trasferimenti del 2006 dopo una trattativa per 3,85 milioni di euro. Proprio... Non so questa cifra cosa voglia dire, però va bene. Vuol dire che è poco, vuol dire che faceva abbastanza. Certo. Il 23 dicembre, durante la partita Siena-Palermo, in uno scontro con il portiere Manninger, tra l'altro poi diventerà anche suo compagno più avanti nella Juventus, si procura una distorsione al ginocchio destro con rottura parziale del legamento crociato posteriore e stiramento del collaterale medio. Praticamente non avrebbe mai più potuto giocare a pallone. E perché l'ha poi tornato? E questa è la domanda. Torna. Purtroppo. Un anno dopo, però, praticamente. Solo nell'agosto del 2007. Purtroppo, meno male, almeno per un anno. Certo. Un attimo accontanati. Ritorna e non si conferma i livelli dirompenti l'anno precedente, però cerca di ritornare come meglio riesce. L'11 maggio del 2008
disputa l'ultima partita con la maglia del Palermo, quella persa 2-0 contro la Sampdoria da capitano per la contemporanea assenza dal campo di Barzagli e del suo vice c'era Zaccardo, proprio nessuno, eh? Che tra l'altro poi sono nomi ricorrenti perché Barzagli oggi è alla Juve, Zaccardo oggi è a Parma. Nel maggio del 2008 firma un contratto quadriennale a 3,5 milioni di euro l'anno con la Juventus, che tra l'altro ci ha visto benissimo e lunghissimo, ha fatto sì, certo, un grande, tra l'altro dando in cambio il cartellino di Nocerino e la comproprietà di Lanzafame più 12 milioni di euro. Il cartellino quindi complessivamente vale 22,8 milioni di euro e in bianco nero sceglie di indossare la maglia numero 8. Perfetto, e da qui in poi basta, è finita la storia di Amauri, possiamo smettere di fare cerca amici? Ci sono ancora tanti gol da raccontare. Ho capito. Stai zitto un attimo. Fa il suo esordio ufficiale nella stagione 2008-2009 il 13 agosto nei minuti finali di Juve Art Media Bratislava, pensa che popò di formazione partitone, che si andava a incontrare nell'andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League, vinta 4-0. Nella gara di ritorno a Bratislava il 26 agosto realizza la sua prima rete ufficiale in maglia bianconera con il risultato finale 1-1. Beh, pensa a te che comunque porta fortuna. È una meraviglia. Realizza però il suo primo gol in campionato il 14 settembre contro l'Udinese, decisivo in questo caso almeno questo, per la vittoria, certo. Mentre il 14 dicembre raggiunge il traguardo importantissimo delle 50 reti in Serie A. Solo per farti capire un termine di paragone, Pato, che ha 21 anni, domenica ci è arrivato. E lui è 20 anni che è in Serie A. Ecco, infatti. Vabbè, infatti. Comunque, tralasciamo detto questo, nella stagione 2009-2010, dopo il ritiro di Nedved, sceglie di indossare la maglia numero 11. Saranno contenti, soprattutto in quel delle curve bianconere. A digiuno di reti da febbraio 2009, 8 mesi strano dopo, ad ottobre segna 4 reti in 3 partite, la prima delle quali il 17 ottobre, decisiva per il pareggio contro la Fiorentina. Pareggio. Anche in questo caso pareggio, si ripete nelle successive partite con il Siena 0-1 in trasferta e una bella doppietta alla Sampdoria. Bene. Il 31 ottobre nella gara Juventus-Napoli 2-3 che tu ricorderai benissimo, sì, viene espulso per la prima volta con la maglia bianconera per un fallo ai danni del portiere partenopeo De Santis. Bene, bene, tra l'altro c'è proprio il cerca amici perfetto oggi, certo. Uno che da lì più nulla. Si arriva alla stagione 2010-2011 che lui apre con quelle dichiarazioni fantastiche, famose. Io ho capito quali sono i miei errori, cercherò di non ripeterli. Sembrava anche abbastanza gasato e convinto di poter fare una partita, una stagione di livello internazionale. Bene, bene. Apre la stagione nuova con una doppietta agli irlandesi dello Shamrock Rovers. Basta. Dove sono? Sono lì. Sono là che fanno qualcosa. Nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League, giocata il 29 luglio, terminata con una vittoria 2-0. E fin qui sembrava un po' carico per la va stagione. A segno, attenzione, anche nel turno seguente in Austria 2-1 contro lo Sturm Graz. Nella gara di campionato contro il Bologna però si infortuna e rimane indisponibile fino al 6 gennaio. Cioè è un uomo distrutto. Un po' sfigato, proprio, un po' sfigato. Quando entra in campo al terzo nella partita interna giocata contro il Parma è persa 4-1 sostituendo l'infortunato Fabio Quagliarella. Pensa a te. Durante Napoli-Juve si frattura le ossa nasali e viene operato il giorno successivo e gioca la sua ultima partita in campionato con la Juve il 23 gennaio in Sampdoria-Juventus che finisce 0-0. Guarda mentre caso. 4 giorni dopo scende in campo in Juve-Roma 0-2 di Coppa Italia la sua ultima partita con i bianconeri fino a questo momento. Possiamo dire oltre che scarso anche sfigato. Un pochettino. Va a Parma, decide di andare a Parma e sceglie la maglia numero 11 che era indossata prima da Alberto Paloschi. Debutta con la nuova maglia 2 giorni dopo dal primo minuto nel turno infrasettimanale della 23esima giornata nella sconfitta casalinga per 1-0 contro il Lecce e tutti iniziano a pensare: oh, ma questo inizia a portare anche un po' sfiga? Giustamente, giustamente. Poi però cosa succede? Che segna il primo gol con la maglia del Parma nella seconda presenza il 6 febbraio nel pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina, però segna un gol meraviglioso in rovescio. E guarda caso è un pareggio. Benissimo, il 27 febbraio invece, recentemente, mette a segno la prima doppietta con... tra l'altro il primo gol con un grandissimo colpo di tacco con la maglia del Parma nella partita Roma-Parma 2-2 valevole per la 27esima giornata. Scusate, quanto è finita la partita? 2-2, strano. Ah, un altro pareggio, stranamente. No, scusate, no, era per dire. Senti, poi c'è anche l'esordio in nazionale, perché ma sai, è oriundo, quindi come... Prandelli l'ha potuto convocare. Che cosa succede? Che lui, il 10 agosto dell'anno scorso, esordisce... contro la Costa d'Avorio, non fare dell'ironia. Esordisce con la Costa d'Avorio. Per favore. E indovina quanto finisce quella partita? Ma
Secondo me finisce con un pareggio. No, perso 1-0. Ancora peggio, ha portato ancora più sfiga e più rogna. E perché in nazionale vale doppio. Eh beh, certo, perché con la maglia azzurra devi portare ancora più sfiga. È comunque un bel giocatorino, Gigi. E dunque, all'età di 30 anni, alla modica cifra di 30 anni, esordio da titolare con la maglia azzurra. Detto questo, abbiamo rotto abbastanza le palle con la storia di questo giocatore. Il giocatore è veramente una roba. È arrivato a Parma, adesso sta retrocedendo in Serie B, allora, ragazzi. Per favore, un giocatore del genere. Uno dice, ah, come? Tu fai una rubrica di cotanta importanza. Potevi cercarne almeno uno. Potevi cercare un personaggio migliore, ma se vi ricordate all'inizio avevo detto che questa era la puntata dell'Oriundo Bianconero e l'allegra banda di ex bianconeri incazzati. Ah, ok? Perché? Perché a Parma. Perché domani che sei, sabato sera c'è Inter Parma. No. Al contrario. Parma Inter. No. Parma Inter. A seconda delle posizioni cambia tutto, non solo nel calcio. Lo sai benissimo. E allora li andiamo a citare gli altri simpatici amici. No, non tutto, facciamo la carriera di tutti, sennò la rubrica dura due anni. Ragazzi, qua se no. Però li andiamo a citare perché Mirante deve essere il protagonista fermando ogni tipo di pallone. Ma perché? Poi abbiamo Candreva, che nonostante la brevissima apparizione in maglia bianconera, ha giocato senza convincere. Vabbè, sempre un dettaglio. Sarà comunque sempre incazzato nei confronti dell'Inter. Ma non credo. Ma anche due minuti in maglia bianconera, tu devi essere arrabbiato. A meno che tu non ti chiami Ibrahimovic o Viera. Ma sì, ma anche a Parma esce dal campo che non ha neanche sudato, voglio dire. Quindi che domenica che sarà completamente fradicio, te lo posso assicurare. Immagino. Boginov, un altro ex che può avere il dente avvelenato nei confronti dell'Inter. Giovinco, la pulce atomica. Sì, che non gioca più dal 1937. Paci, che è stato in maglia bianconera nel 98 zero presenze in assoluto. Quindi una presenza, una presenza effimera nella rosa della Juventus. E poi Palladino. Ma questa schiera di possibili e papabili amici. Questi giocatori che hai citato odiano tutti la Juventus. Quindi no, odiano tutti l'Inter, perché sono stati in maglia bianconera. No, perché la Juventus li ha spediti. Ma ce n'è uno che in particolar modo può vedere non di buon occhio la formazione. Dica. Nerazzurra. Dica. Che è sempre lui il protagonista della nostra puntata, ovvero il famosissimo e meravigliosissimo Carvalho de Oliveira, detto a Mauri. Detto a Mauri. A dire di sì, secondo me finisce con un pareggio questa partita. Fratello di Lecce, fratello di Torino, fratello di Parma. Con una doppietta, schianta i nerazzurri e facci godere. Facci godere, Mauri! Una volta ogni tanto nella tua vita. Senti gli applausi. Fammi godere, Mauri! Senti gli applausi. Ancora, senti sempre qua. Sempre più forti. Senti qua quanto ti ama il tuo popolo. A Forlimpopoli, grazie a tutti. Oh, va bene. Sono commosso oggi. Dopo una sfilza di giocatori inutili, ora cosa facciamo? No, allora, adesso ti devo dire una cosa, perché prima di chiudere la trasmissione, perché poi va chiusa, bisogna anche presentare la puntata di domani. Allora, caro Gigi, io ho dei grossissimi problemi, perché non riesco a trovarlo l'amico di domani. Cioè, come trovo un amico nella Sampdoria? Come faccio a trovare un amico nella Sampdoria? Cioè, ho provato a pensare, questa adesso è bella, provo a fare Ibrahimovic. Si è fatto squalificare, può darsi. Ma non è della Sampdoria. Vabbè, non è della Sampdoria, ma è del Milan. Si fa squalificare, magari la prima dopo la squalifica di Ibrahimovic finisce come quella di Palermo. Ma non dire niente. Come fai a trovare un amico? Maccarone? Era un ex. Lo stai. No. Biabiani. Allora qua proprio scomodiamo veramente gente inutile. 8, cioè domani 8 milioni, Ma 8 milioni. Ma dai. Macheda. Ma chi è Macheda? Appunto. No, ragazzi, non ce la facciamo. Domani Curci, chiudiamo il telecamera. Curci. Ma ogni gol che prende è colpa sua. No, Palombo. Chi è Palombo? No, Cassano no, è andato Cassano via. Cassano via. Pazzini. Ah no, Pazzini gioca di là. È andato via. Garrone. No. Però Garrone ha detto che vuole tenere la Sampdoria anche se. Vabbè, facciamo che ci ragioniamo. Comunque un amico lo troveremo per forza. Magari aspettiamo, rinviamo e facciamo l'arbitro. Allegri magari che mette in campo la primavera. No, potremmo fare l'arbitro. Se abbiamo le designazioni, facciamo l'arbitro. Così il vento del sud ha ragione d'esistere. Sai che potrebbe essere un'ottima idea? Vabbè, hai ragione, non ci dormo stanotte. Pensiamo. Grazie a tutti. Prego di mandare la base di chiusura con gli applausi, per favore. Ancora un po' di applausi per senti, qui. Anche a Mediaset fanno gli applausi a richiesta, quindi non fare il figo. No, vabbè, però. Grazie, appuntamento domani con un amico ancora da trovare. Da trovare, speriamo di. Si chiama Cerca Amici Mica Apposta. Sottolineiamo comunque ancora una volta e ringraziamo nuovamente il buon Emiliano Viviano che ha deciso di partecipare e avrà questa tessera di amico onorario di Pino Sardiello qualora si dovesse verificare qualcosa di innominato.